Premesse: che vi fevele non tabae el furlan corret, che calplas tanta i furlanist, ma la chiacchierade tipiche del paese e de campagne. Se dopo la stessa voce arriva di Dolegnan, il chiacchierà par daur al vendi Besoul. Curmons, che stanno agli estate, la località scelte dall'En Friul dal Mont, par l'inquintri annual dai furlans nostrans e che han partat la nostra identità tator par il Mont. Curmons, scelte con giudizi, vedut che il 2015 sale anche il centenar da entrate d'Italia e ta grande guerre. Gli udri al divideve che i temsi furlansi imperiai, come che si identifichi anche mawe da chistis bandis, dai temsi di Checco Beppi, dai furlansi regniqui di là dal clap. Curmonsa è stata anche la prima cittadina sotto Austria-Ungheria liberata dai soldati italiani il 24 di mai dal 1915. Ma ne ha sentì la voce dei nostri sfradis furlans che ci conti la loro immigrazione ben diversa di che attuale. Ne ha sentì di là che arrivi in Sios? Tramonti. Tramonti di sopra o di sotto? Niente, di mezzo. Di mezzo. No, è vero, è vero. Una bella giornata. Sì. Tabai furlan. Allora ci arriva il furlan. Ci arriva il furlan, ben tornata. A provare stamattina però. Siamo un po' di quattro gotti, di saluto. Come si mangia e si beve, no? Ma una volta ogni tanto. A me mi dava si ora io. Ma sono anche io all'estero, in Svizzera. Però sai sai. Ci stai anche ai 74. E tro sai sei fatto all'estero lui? Bot. In Svizzera e Germania. Ti davi anche lui 35 euro, scusate qua. Era così, no? Basta che li ho scontale, no? Basta che la... Io hai sudato, 35 euro. Sì, metti a passo, basta che ha scoglio un lavorato. Mai, beh, sempre. È già la domenica, mai. Sarà possibile. Voi o non voi, si faceva lo stesso. No, voi era voi, che si era giovane. Quando si è giovane, era voi. Se vuoi lavorare, la segna al Magliaco. Monti di sopra. Sono te sommate queste convention dal 2015? Fu lì, bene. Viene, no? Come sempre. Vedi, e non è la prima volta, vedo ogni anno. Che conta è che si torna a tenere la tradizione furlana. Vedi. Che lei è un po' pardotto. No? Contenta. E la sua femmina, di dove arrivi a lui? Di Domont, donde a Parigi, vicino a Parigi. E come originari? Di Buie. Sono nasciuti, sono italiani, sono di Buie. Hai capito. E in Francia lui si svolgeva? Ieri avevo un'impresa di falegnameria su misure. Volevo vendere, perché sono là di vivere 3 anni, no? Così. E il furlano lo ha imparato subito. Dopo dici che il francese si sposa? Si sposa col furlan? Il francese, sì, le femmine capiscono tutto, non fa bene, ma capisce furlan, italiano, allora non puoi dire di mal, niente, no? Sì, allora. Comunque, se ti attacca, come si è acchiattato, ambientato? Benissimo, benissimo, sì, sì, senti ben accogliuto, no? E vi ho fatto un fogolar furlan a Domont, che è giumelato con buie. Hai capito? Perché a Domont era in fornace, tante fornace. E i furlan della regione di Buie, eccetera, facevano modo no, a contratto, e allora a Domonte erano 15 fornace. E allora si è arrivati là. Ogni tanto si torna a casa? Ogni anno, non si sposta, c'è non c'è venuto. Ma ti pensa che il Friuli è la tira? 63 anni, accade un mese che sono là di via, no? No, non può stare, c'è non c'è venuto. È impossibile. Impossibile. Le sridrici non riescono a mentire. Bene, la segna anche a lui, mandi. Venga a sentire chi si osca, vedendo là che arrivi. Buongiorno. Allora, da Francia, dall'Italia. Dalla Francia? Allora, da Francia, regione di Parigi, periferia di Parigi. Di dove è originario? Di Cavazzo Carnico. Ah, Cavazzo Carnico. Ciacare e Furlan. Furlan è italiano. Sta bene per Furlan. Girate un po' il monte, si impara di tutto. Che facevi lui, cacalare? Io facevi... ieri dirigevi i cantieri, avevi diversi cantieri come un geometra che il florista di Azzatola e voilà.
Sto anche in Francia, i frutti sono la via, tutti i struiz là. Però la radria non si piace. E mi piace venire in Friuli a bevi e respirare l'aria da questo monte. Bene, la sega a mangiare allora, grazie. Saint-Denis attualmente, no? Però là in Francia di Sinufai. Saint-Basevia lo in Francia? La dico un morador e dopo che non era il mio mestiere iniziale. Però l'ha imparato subito. So. E per fuori si scugniva, sennò era in futuro. E dopo per ne potuto cambiare di mestiere, tu ti ripeto il mio mestiere iniziale di Orloyar, a Mayan, no? E dunque l'avevo passato in Francia 45 anni, tre quarti di vita. Che zona da Francia, che scusi? È a Montreuil-Seine-et-Marne, a sud di Parigi, sì. E ogni tanto insomma si torna qua per tornare a Mantigny, no? Sì, dal 2001, si rientra dal 2001, boh, ma venchiamo nel par de famè, car. Cioè, dite come, e vuoi dire amore la cosina sotto, e basta. Guarda tiare, no? Esatto. Di dove venne lui? Io venne al Minis. Trossai si sa che è stato fuori a tornare. Sei partito dal 69 per poter sposarmi con una francese che era venuta in vacanza da questi paesi. Lui ti facevi in Francia? Avevo un ufficio tecnico, un meccanico. In queste zone da Francia? In Legion Parigine. Si è stato ben subito come ambientazione? Sì, era un paese d'accoglienza, quando sta cambiando comunque anche lui perché che è l'invasione anche là, insomma. Se no, fa tutta la mia vita professionale in Francia, però è sempre stata attaccata al... La radria è sempre stata. Ramano, lo conosci? Sì, sì. La mia patria. Allora, non potevi mancare a Bertoli, Lussemburgo, rappresentando a Lussemburgo, però come tu sei tornato a Flambrouche, da che è il tuo paese. Sì, ma... Aspetta, ciao, ti dici come... Sai, io ti faccio la domanda. Dai la bandiera. Ecco, allora... E sei tornata a Flambrouche perché è il paese là che sono nata, eccetera, no? Però il Lussemburgo mi resta sempre al cuore perché mi ha dato tanto. E vien anche una signora attaccata a me che è una signora tipica lussemburghese. Chiesa di nascita, sì, sì. Sposata con un Furlan di Dalessi. Cercare Furlan? Sì, cercare, sì, sì. E dopo 54 anni di matrimonio, anzi, squen, no? Imparato subito. A Vonda, sì. Eri giovane, così hai imparato subito. Sì. Amore, no? Benissimo, amore dell'amore. Sì, bene, appunto bene. Così. Grazie, Berto, se venuto di aggiungere. È una bella giornata, insomma, sempre... Bellissimo, sì. Fa sempre piacere che tassi fra le persone che si è conosciuta al team. E chissà, probabilmente è un'eccezionale giornata di poter chiattarsi. E si chiatta dagli amici che di anno in anno si torna a chiattare. E c'è, e basta, no? Beh, te la sì. Segna allora. Te che sei Oscar di là che vengono? Dove vengono? Io sono Furlane, ma vengo dal popolare di Verone. Lo sai se sarà che io a Verone? Io sono a Verone 54 anni. Sei via di Biela a Verona? A Casalinga. A Verona è città o provincia? No, città, i vini popolari c'è a Verona, sì. Chi sa che la vera storia di Romeo e Giulietta è in Friuli? Lo so, la sai, mi butti di battito anche a Castelvecchio, perché era invece, pare che Verona non molli, insomma. Sì, la tegli duro. Buon proseguimento allora, mandi. Di dove venne, signore? Veniamo da Nimes, ma siamo stati in Germania. Hai capito, cosa hai fatto in Germania? No, nessuno, sono stato in vacanze. Comunque, Svizzera, Germania, Alsazia, Austria, di tutto. È una bella giornata, voi, no? Bellissime. E si mangia bene? Ma se. Si arriva a sposare tutto, caro. E non sto già a mangiare tutto, perché non vengo nessuno. Ma mi pare che sta arrivata. Buon appetito. Ciao. Dici Mau. Trossa è di qua oppure hai lavorato all'estero? Io ho lavorato a Basilea, quindi già. Le mie frutte sono asciutte alla via, gli ultimi due. Però l'iratrice non si dismette. No, dopo come si è rientrata, perché che anche il frutto, il più piccolo, l'aveva a scuola, allora si è rientrata. Però
sempre qui a Migrant, sempre tal corpo, perché che viene provato a Cavoldino. Ecco, io che arrivato in Svizzera, è stato pronto oppure devo lavorare? E se arrivato in Svizzera, è intanto il contratto di lavoro, dal 60, il mese di mai del 63, smontate a Chiasso, visita Raggios, nude, crude, no, con tutte le coverte, quando tu sei sana, tu tornavi a partire. E se di notte tornavi a casa, non è come com'è. E io avevo un anno la via, dunque se la devia sta di me anni, però col contratto di lavoro da fabbrica la che se la da così. No, no, non è come com'è, ma se è facile, ma andare a casa è tutto. Tu ti sei? C'è Liseu? De te? Ise bon? Sì, 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 a bon di bon. E dove venne lui? Io vengo dalla Svizzera. Originari di? Di Andreis, Friuli. Provincia di Pordenone. Il Friuli, al tempo da cacchele la via, com'è? Le tante cambiate, però gli ultimi anni le cambiate in pies, che in mio. Però la radria non si muove, quello è questo. Ah, sempre, ogni anno io vengo qua. Ogni anno, sempre qua. Grazie e la lasciamo a mangiare. Ma volevi dire io, un po' di musica, canuglia voi. Perché sareste la prima volta che voi a una festa di Furlan senza musiche. Va? A voi un po' di musica, un po' di vilotte friulane, un po' di cose. Se non siete vilotta le lasci, se no le vilotte bisogna aspettare. Mandi, le cave venga il signor, che è come il vigil, che sta dirigendo. Di dove venne lui? Io i vegni di San Michele, tanti di me. Ah, di là di Aghi? Sì, e sono vice presidente del Focolare Furlan di Telio Veneto. Il focolare tra Livenza e Tilimento. Ecco. Sei tornata anche voi, no? Bellissima, poi chi si sente calore della nostra identità, è una bella famea. E c'è l'inglese, sentì Ciacarà predicare in Furlan, è una bellezza. Vibra diversamente, come che vibra gli robi dentro il tuo museo. Le nostre sedie sono anche un valore storico, artistico come che altri, però vibra migliore in Ciamò. E allora, e dopo è già vera, con tutti quei colori, tutto qua, soprattutto come Udin, non sentiate nessun look. Grazie, per la signora Maglia, mandi. Venga a sentire la signora, che, di dove venne io? Di San Vito il Tagliamento. San Vito il Tagliamento, sì. Sei stata all'estero a lavorare? Sì, sono stata 7 anni in Australia. Sono sposata là perché erano prima fidanzati in Italia, dopo lui è andato via sempre tramite il governo. Dopo mi hanno fatto le carte il governo, ho pagato 20.000 lire quegli anni. Sono andata nel Queensland, siamo sposati. Lui ha tagliato canne un anno e dopo abbiamo piantato tabacco per 7 anni. Contenti, abbiamo fatto un mucchio di soldi, poi la bambina aveva 4 anni, abbiamo detto se incomincia la scuola a Mariba, al Queensland, non andiamo più in Italia. Siamo venuti in Italia per 2 anni e ha pianto l'Australia perché è andato a lavorare alla Rex per 68.000 lire in quegli anni del 65 e pensare che in Australia quanti soldi si faceva lavorando, però erano anni di oro. Pian piano è ristabilito qua, è andato la Rex, poi abbiamo fatto la casa, un po' di appartamenti, ha lavorato tramite l'impresa di fabbricazione, poi lui è stato 3 volte in Australia. E io sono stata 2 volte, mi è piaciuto, siamo divertiti, però io ho 80 anni, lui 82, siamo contenti di essere tornati nel nostro paese. Ma andiamo ogni anno nei Friuli, così non parliamo mai male dell'Australia, perché ci hanno dato un avvenire stupendo, perché abbiamo dato anche la vita a noi per lavorare. Ecco, grazie mille. Grazie, Giulio Lavegna lui. Da Telio Veneto. Da Telio Veneto? Sì. Focolare Furlan. Focolare Furlan, Telio Veneto, Pancera, che è il nostro. E ogni anno veniamo al Focolare Furlan del Monte. Bene. Sì, da Telio, è là, già 16 anni che veniamo, perché è da 16 anni che è messo il Focolare Furlan da Telio. L'importante è non perdere l'iradris. Ecco, che è l'importante. Direttore, grande giornata che sposa ancora ulteriormente, no, l'iradris storico friulane di un territorio. La cantina produttore di Cormons, che è inserita ormai dal 68 all'interno del territorio friulano, non ha voluto mancare a questo importante appuntamento.
oggi si riuniscono non solo gli amici friulani ma anche tanti amici dei nostri soci, e quindi qui è il giorno veramente della festa, che è una conclusione molto molto bella. È importante insomma tenere sempre il legame col territorio. A noi siamo molto convinti che questa sia la chiave di volta per il successo di un territorio, e lo testimonia anche questa grande grande presenza. Come siamo? Caro Tibiotti, che tu sei impegnato a tal qua, come ogni anno. E la gente sempre di più e mangia sempre di più, non so io cosa fa questo prosciutto di San Daniele ai nostri corregionali fuori dai confini regionali. In effetti mangiare un prosciutto di San Daniele all'estero non è così facile come da noi, dove abbiamo dal produttore al consumatore, cioè chilometro zero, l'arte diciamo di tagliare il prosciutto, affettarlo al momento e servirlo è la cosa buona che poi ti ritrovi nel tavolo, no? Mi pare che sei in tal Canada. Sì, io sono andato in Canada quando avevo 12 anni con la famiglia, se che mio padre è andato in Canada dal 27 e dopo è tornato in Davour quando era la grande depressione in Canada, e dopo però lui dal 40 volte è tornato in Canada. Io sono là con la famiglia dal 49. Dove lei è originario? Di Gradiscuto di Varmo. E sono stato tan fortunato che in Canada ho avuto l'opportunità di là alla scuola, anzi St. Michael's, che è una scuola famosa, che anche Sergio Macchioni alle venuto fuori di che scuola qui. I suoi 35 anni sono dalla famiglia Furlane di Toronto, presidente, vicepresidente, che viene costruita la sede della famiglia Furlane, viene costruito un appartamento per gli anziani, per 113 persone, e un altro appartamento di 164 lunga di se si dice di Genza. Insomma viene una grande azienda che viene più 300 operai per lavorare la famiglia Furlane, l'appartamento insomma io sono tanto dedicato alla famiglia Furlane, la cultura, e sono tornato qui perché che io per Inch, e dopo Inch per ciappare dal Friuli nel mondo, e voi lavoro con cassette dal danzerin, e voi con libri per insegnare il Furlan, che noi vincamo una scuola lì. E insomma sono così occupato, sono come dite 35 anni che mi dedico al lavoro della famiglia Furlane. Buon lavoro, un buon appetito allora. Qui viene un altro gruppo di amici che arriva da Lyon, Francia. Da Lyon, sì, le zone dal sud-est di Francia, 27 Etienne che è qui. E il nostro gruppo, noi portiamo sempre i nostri amici che vengono qui, perché non viene mai tagliato il peamp fra l'estero, che sia il Canada, che sia l'Australia, che sia il Cicalul, noi siamo sempre leati al Friul, tra una maniera o tante altre. Vigli è in Francia, loro sono in Italia, ma siamo sempre insieme, anche se si lontano. Vigli fa vedere tu che io sono chioc. Abbiamo l'onore di avere il presidente del Focolare di Lione, che raggruppa cinque regioni, la Loira, il Departamento del Rhône e altri dipartimenti. E questo è il signor Vezio, che lo vediamo spesso nel giornale Friuli nel Mondo, che ci fa delle belle cose, ci scrive delle belle cose riguardando la nostra vita all'estero. Auguriamoci a voi e a noi una continuazione. E viva il Friul! Focolare Furlan di Tokyo. Yeah, Tokyo! Parla friulano. Nante? Wakande. Nome giapponese. Mi piace Udine.
Quanti anni che hai scritto al popolare? Nante. Allora, nanne in Cancara, nanne in Cararo, e popolare pura di Tokyo di San Castemasco. Nanne? Ni nen mai ora, eh? Doi anni. Doi anni che l'hai scritto. Guarda, se sei arrivato da zona di Tokyo. Sì, sì. Mi interessa in Gelle. Che passeggio di Bieli in Giappone? Ma io sono professore di musica a Tokyo. E dopo vengo una famiglia di Kormonska e a sta là. E di dove sei originari? Io sono di Udin. Kormons. Kormons. Kormons, Kormons o Kormusico? Era Kormons, Kormons. Un saluto in friulano. Nante. Mandi. Ah, mandi. Mandi.